Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La prossima puntata di Ballando con le Stelle è davvero attesissima. Sabato 5 ottobre scenderà in pista Barbara D'Urso, ballerina per Una Notte del Talent. Il suo è un ritorno in TV dopo mesi di assenza e la sua performance incuriosisce molti. Ad attendere la sua esibizione anche Alberto Matano, presenza fissa nel programma di Milly Carlucci e vecchio rivale della conduttrice ai tempi del Caffè di Pomeriggio 5. E proprio il conduttore alla vita in diretta ha pizzicato la sua ex competitor, mandando in onda un video che mostra le prove in saletta di Carmelita. In collegamento con Milly Carlucci, direttamente dagli studi di Ballando, Matano ha lanciato la clip dicendo «Ho un video choc col cuore», frase tormentone usata da D'Urso nel suo programma. Simpatico riferimento o frecciatina al sapore di vecchi rancori? Chissà. Quello che è chiaro è che Barbara si sta impegnando davvero tanto. Barbara è una perfezionista fino alle ossa del midollo, sta provando e riprovando, arriverà preparatissima, ha sottolineato Milly dopo aver visto il video. Niente di personale, ovviamente. La competizione tra Alberto Matano e Barbara D'Urso era un affare televisivo legato allo share. Ma i più attenti hanno notato un filo di malizia nelle parole del conduttore della vita in diretta, quando ieri, lanciando il video che mostra come Carmelita si stia allenando per Ballando, ha preso in prestito uno dei tormentoni della conduttrice. «Ho un video choc col cuore». I due fino a pochi anni fa si scontravano a colpi di share, cercando di accaparrarsi gli ascolti televisivi pomeridiani, e non è un segreto che lui fosse molto competitivo. Una dichiarazione di Massimo Bernardini, ex volto di TV Talk, aveva perfino svelato che Matano, infastidito della presenza di Barbarella come suo ospite, si fosse lamentato pretendendo che nel programma si elogiassero solo gli ascolti di Rai 1. «Dovete dire che vinciamo noi, che siamo bravi noi». A questo punto dovremmo aspettare la seconda puntata di Ballando con le Stelle per vedere se a bordo pista i due si lanceranno qualche frecciatina o se la